quest'anno l'Università del Tempo Libero San Francesco d'Assisi di Fasano celebra il decennale della mostra internazionale I presepi del chiostro, arte, inclusione, pace. Qual è il messaggio che ogni anno l'UTM dà? È il messaggio di amore, di pace, di rispetto dei diritti umani e soprattutto dell'inclusione. È una mostra internazionale, infatti, oltre ad avere partner sia di Fasano che della Regione Puglia, abbiamo anche dei partner internazionali come il Perù, il Messico, l'Argentina, ancora abbiamo la Grecia e la Spagna, proprio perché vogliamo creare con quest'arte presepiale il messaggio che con l'arte c'è l'unione dei popoli. Quest'anno partecipano maestri internazionali, uno fra tutto il professor Francesco Invidia, che è il presepista del Vaticano, infatti una sua opera sta al Vaticano e 2 anni fa una sua opera è stata esposta al Quirinale. Quest'anno addirittura Greccio ha realizzato un presepe a grandezza d'uomo, tutto in cartapesta, per ricordare gli 800 anni del primo presepe di San Francesco d'Assisi. Noi come università presentiamo 70 opere di maestri bravissimi che ognuno con la propria tecnica e con materiali spesso poveri, spesso riciclati, hanno realizzato dei veri e propri capolavori, come per esempio i diorami, e c'è un diorama del maestro cartapestaio Giacinto Gentile che ha girato il mondo, quindi siamo onorati veramente di averlo anche tra le nostre opere in vetrina. Ancora abbiamo pensato ai più piccoli, perché il Natale, proprio la magia del Natale è di quel fanciullino che ognuno di noi porta nel proprio cuore. All'angolo dei presepi, delle favole di Babbo Natale, la renna, i bambini possono farsi anche delle foto, e abbiamo all'ingresso una giraffa gigantesca realizzata dal maestro cestaio Mario Cofaro per ricordare anche i 50 anni dello Zoo Safari. Questo perché Fasano in questo periodo, in questa ricorrenza, è stata ed è abbellita da sagome di animali illuminati, per cui anche noi abbiamo pensato con un'opera artigianale. Questa giraffa è alta circa 4 metri e pesa 3 quintali perché è stata realizzata con un'intelaiatura di legno e ferro più il midollino. Inoltre, chi viene a visitare la nostra mostra al Latere potrà, sempre in tema dell'ambiente animalista, anche godere dei bellissimi quadri di Andrea Secri, che è un pittore salentino che dipinge animali con la tecnica acrilica su tela. Abbiamo ancora il Museo delle Arti Antiche Fasanesi, quindi io invito tutti i forestieri, i visitatori, a venire a trascorrere all'università un po' di tempo lontani dal caos odierno, per trascorrere un po', diciamo, in compagnia, per raccogliere anche quelle emozioni che purtroppo la vita moderna ci ha tolto, e quindi di vivere il Natale in serenità e con tanto, tanto amore.